Eccoci, eccoci, il famoso senza tagli, siamo tornati, bella per voi! Ciao ragazzuoli, ciao ragazzuole! Bella per voi, è veramente tanto che non facevamo un senza tagli. Sì, è un bel po', perché poi siamo stati presi con le... Sì, con le indagini dei Pathfinders, certo, siamo un po'... Anche tu con il make-up hai un po' lasciato andare, ma... Però vabbè, dai! No, vabbè, vi spiego brevemente il perché. Esatto, bravo, vai. Io ho cambiato giro, essenzialmente, del lavoro, insomma, ok. Quindi adesso i miei turni ho praticamente pochissimo tempo per stare a casa e girare i video. Mi cazzo. Sì, perché torno a casa alle 8 e ben capite che io alle 8 truccarmi con le luci e tutto non mi risulta proprio difficile. Quindi poi il weekend posso è sempre capire, un la po'... posso capire. Sono sempre un po' pieni il weekend, quindi sì, anche perché insomma c'è poi l'impegno di Ghostfinder, ci sta portando via veramente tanto tanto tempo, anche perché stiamo realizzando qualcosa di grosso. Basta, sì, abbiamo un progetto in ballo molto importante, molto grosso, molto impegnativo. Esatto. Diciamo anche questo, è molto molto impegnativo, è quindi, soprattutto molto impegnativo, come Ele ha scritto nel post della community del suo canale, dicendo che comunque non è che, come vi siete accorti, sono due sabati che non esce niente sul canale Ghostfinders, ma perché non è che abbiamo messo in pausa le indagini, diciamo che ci stiamo dedicando di più a questa cosa che dobbiamo fare, quindi per non... Che poi era un progetto comune dall'inizio, quindi... Esatto, però avendo visto che le indagini andavano bene, tu ci state seguendo e vi ringraziamo tanto, grazie veramente, e abbiamo deciso di fare questa cosa che è veramente bella, ma è tosta. Ma più che altro è impegnativa. È molto perché impegnativa. Perché abbiamo poco tempo. È molto tempo, impegnativa, sì. Perché avendo pochissimo tempo, i giorni di girare... I giorni di riprese sono veramente pochi. Sono pochi e le riprese da fare sono tantissime. Tante, sono veramente tante per quello che abbiamo in mente. Quindi poi ci stiamo attrezzando con tutti gli accessori possibili e immaginabili. Esatto, e abbiamo... ci sarà anche una collaborazione. Diciamo che potrebbe... Vediamo quello che succede. Non vi diciamo niente, ma se lui guarderà questo video, grande, ti aspettiamo. No? Sì. Non sei contenta? No, sono contentissima, sto cercando di capirti. Dai, ma non hai capito di chi parlo. Chi è che collaborerà con noi prossimamente? Ah, sì. Oh, mamma mia, ragazzi. No, cioè, no, io la mattina arrivo sempre un po' più dopo. Dopo, ragazzi. La dislessia fatta persona. Sì, per forza, sai che io nei miei video ci faccio 70 cose. Sì, vabbè. Sì. Comunque sia. Comunque, ora non vi preoccupate, in queste settimane usciranno senza tagli, challenge. Video, abbiamo ancora un video da montare. Sì. Due forse. Sono due video e. Fighi. E però e nel dico frangente solo che Dave ha creato un'opera d'arte. Wow. Potete immaginare. E la cosa figa è che comunque si segue Instagram, sa. Di materiale ce n'è. Abbiamo aperto la pagina dei Ghostfinders, ve la linko qui iscrivetevi. Così non vi perdete nessun aggiornamento per quanto riguarda i Ghostfinders. E lì, solo per chi si iscrive e solo per chi ci segue, ci saranno degli spoiler per il progetto che stiamo facendo. Spoiler non chiamerei proprio spoiler, diciamo indizi. Mentre noi andiamo a girare, qualche spoiler del luogo. Esatto, però non perché... Però poi vedrete bene tutto. Sì, perché ragazzi, veramente se riusciamo a portare a termine quello senza che stiamo diventare facendo, matti, ne esce fuori qualcosa di grosso, anche perché no, ci sta facendo crescere a livello proprio di editing di quanto tutto, riguarda ragazzi, lui tutto. E di indagini quanto riguarda i Ghostfinder. Sì, ma soprattutto di editing e di registrazione video. Ma voglia, ma che scherzo, è qualcosa di grosso. Perché come abbiamo già anticipato, forse su Instagram. Qualcosina, sì. Abbiamo preso la telecamera, quindi... No, ma mi sa che su Instagram non l'avevamo detta questa cosa. No. No.
Abbiamo una telecamera. Abbiamo acquistato una telecamera. Quindi avremo due telecamere. E andiamo. E vi dirò anche che avremo due applicazioni del Pit. Io sono quella che bilancia molti più spoiler di lui. Ringraziate. Io odio gli spoiler. Odio. Vabbè, ma io noi dobbiamo odio. Partecipi. Per carità di Dio, però insomma, cioè, meno, anche meno. Ah, ho detto che non ci abbiamo da applicare. Anche meno. Vabbè. Comunque, ciao. A chi? Boh, così. Ah, vabbè. Comunque sia, no, quindi ecco il perché state vedendo un famoso senza tagli, perché è tantissimo che non... Che non facciamo, ma era doveroso spiegarvi il perché i video sono in pausa, perché non stanno uscendo le indagini, perché abbiamo questo progetto in ballo che stiamo realizzando, ci porterà via mesi tanto lavoro. Di lavoro, vediamo se durante questi mesi di lavoro del progetto riusciamo ad andare a fare qualche round o qualche... Speriamo, dai, speriamo se ci riusciamo, anche perché ti ripeto, ci sarà passami il termine, una presentazione del nostro collaboratore. Sì, ma lì abbiamo detto che lo facciamo lì. Ma non sappiamo se proprio lì o quando useremo la rando, quindi c'è. Vabbè, comunque. Comunque, grande, ti aspettiamo. Cambia sempre i programmi. Non è che cambi i programmi. Sì, tu cambi i programmi. Vabbè, noi facciamo le scalette e tu fai, vabbè, ma facciamo quest'altro. Perché le cose improvvisate sono più belle. Le scalette non le ho mai seguite. Solo quando avevo una band. Soro. Sì. Quando facevo dei concerti, che ovviamente facevo la scaletta dei brani da seguire. Che poi prima, seconda, terza, quarta. No, sì. C'è stato un live, sì, che ho fatto con i Timeless, che praticamente porto la scaletta al tavolo dove stava Ele con altri amici, metto a chiacchierare con lui, inizio a suonare sul palco e la mia scaletta rimane sul tavolo di Ele. Praticamente Ele già sapeva il brano dopo che... C'è fantastico quella sera. Infatti tutti quanti, dobbiamo, ci sta qui. Che cacchio. Ha capito. Però vabbè, comunque sia, quindi vabbè, mi sconvolge. Questo è quanto, raga. Quindi ecco il perché non vedete video dei Ghost Finders o comunque sia indagini e tante altre cose. Però per compensare questa cosa, visto che comunque la mattina abbiamo sempre queste ore di pausa, abbiamo deciso di riprendere in mano i senza tagli. Quindi io direi, visto che abbiamo già dato una spiegazione, di leggere qualche commento. Parlate solo 7 minuti, abbiamo parlato. Ma mi sei contento? Noi quando mettiamo la telecamera accesa e vorrete registrare. Appunto, voglia, cioè 7 minuti va più che bene. Comunque dicevo anche che ci saranno forse qualche live sul canale di Lele di Instagram. Quindi, raga, per chi segue i Ghost Finders, iscritti sul canale di YouTube e il canale Instagram, trovate Ghost Finders trattino basso YouTube slash, quindi slash slash underscore, come si dice? Trattino basso YouTube YT Ghost Finders trattino bassimo YT. Peccato che tu non puoi scrivere nel mentre, però vabbè. No, mo metto i cartelli. Scrivo tipo quelli là così, no? Datemi un po', io scrivo un po' io. Ghost Finders trattino basso YT. E troverete il logo dei Ghost Finders, quindi iscrivetevi al canale Instagram dei Ghost Finders che Ele vi lascerà qua sotto e troverete spoiler, come dice Ele, o comunque anticipazioni di quello che facciamo e la live, ovviamente i vari post anche, ragazzi, sì parlo di spoiler perché spargete la voce e comunque vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere nessun evento, su sempre sul canale di Nene Makeup, che è diventato più Ghost Finders che Nene Makeup, però vabbè, questo è un altro discorso e non so quando lei si deciderà anche a cambiare il nome. Non cambiamo il nome, cioè non cambiamo il nome, non apriamo un nuovo canale, perché arrivare a 912 iscritti è stato faticoso. Quindi adesso riaprire un nuovo canale... Io non ti sto dicendo di aprire un nuovo canale. Sì, ma io ti non voglio fare solo Ghostfinders. Cioè, io non voglio fare solo Ghostfinders. Allora mettiamo Ghostfinders, punti puntini e altro. Sì, vabbè. Mo foglio protocollo per già un nuovo canale. Che hai detto? Mo prendiamo un foglio protocollo per il nome del canale. Vabbè. Rimane nelle makeup, c'è stanno avventure di Ghost Finders, non ci stanno più i trucchi. Quando diventeremo famosi cambieremo proprio. Famosi. Comunque,
iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun altro video dei Ghostfinders, e iscrivetevi anche al canale Instagram dei Ghostfinders, Ghostfinder tantino basso YT. Ora, per continuare questa discussione, io direi di leggere, come ai vecchi tempi, qualche messaggio, qualche commento di qualche video dei Ghostfinders, se vuoi, se no come vuoi. Ok. Oh, vedi, è facile da convincere. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi, ragazzi, serve per l'algoritmo di YouTube, perché se no, se non commentate, non mettete mi piace. Io concordo con lei, ragazzi, fatelo, perché leggere i vostri messaggi a volte ti spinge. Con gli ultimi video non sono tanti messaggi, cioè non ci sono tanti commenti. No, però io non so, infatti non so quale leggere, se leggere per esempio l'indagine notturna che abbiamo fatto. Non so quanti commenti sa. Possiamo leggere tutte e due le cose, non è che per forza, metti cioè, solo video però. Leggiamo da questo qua, dal primo, vediamo quanti sono. Sono 5 commenti il primo, di cui uno è sempre un solito, e 10 commenti il secondo. Quindi se vuoi possiamo fare questo, o andiamo alla chiesa bruciata. Forse la chiesa bruciata ce ne stava parecchio. Erano due parti? No, la chiesa bruciata sì, sono tre parti. Vai dal primo, da qua. Abbiamo trovato un mistero. E sì, sono 12 commenti. Piano piano leggeremo tutti i commenti, avanti. Ovviamente. Vabbè, a te l'onore. Chi sa benissimo della chiesa bruciata è che l'abbiamo generata con la randonautica, ma non abbiamo messo il solito infestazioni oppure paranormale. Abbiamo un mistero. Ma lei ha voluto generare un mistero. Comunque andatela a vedere, perché è veramente figa anche quella come indagine. Vi lascio giù nell'info box comunque tutti i link. Ricordati, perché non posso mettere le bande su. Esatto, però nell'info box puoi mettere il link, no? Sì. Ricordati. Ottimo video. Allora, il primo commento della prima parte della chiesa bruciata. Sì. Chiesa bruciata. Ho detto bombando. Perché te fai affari tua, tu? Se, al prossimo andrà io fa tu. Andrea Capagna ha scritto: ottimo video, complimenti, è un piacere seguirvi. Grazie, grazie. E mi sembra che abbia anche attivato la campanella, perché vedo il simbolo della campanella. Ah sì? Vedi. Ah, grande, ci sta seguendo, grazie, grazie. Poi in cucina con Alessandra, quindi di Alessandra Alfonso, ha scritto: che bello, attendo con gioia l'arrivo di un nuovo video, mi piacciono molto. Grazie Ale. Grazie. La cucina pugliese ha scritto: questo video mi ha incuriosito moltissimo dall'inizio alla fine. Ed è solo la prima parte, ragazzi, quindi grazie. Chitarra Milano, Roberto Lotumolo, ciao Roberto. Figata, nuovo video puntata, grazie, mi piace un sacco. Vedi? Flavia ha commentato con: veramente incredibile, sono rimasta senza parole. Ragazzi, purtroppo è così. E noi comunque vi ringraziamo sempre. Manu 90 ha scritto: mi fate sempre morire, senza parole. Cioè, pure noi molte volte moriamo. A voglia. E ho detto tutto. Basta. Il prossimo senza tagli vi racconteremo l'avventura che abbiamo fatto qualche settimana fa. Ah, che bella avventura. Per il morire. Sì, certo. Una che soffre d'ansia. Jessica Deliseo ha scritto: davvero interessante, non me l'aspettavo. Hai visto? C'è sempre da imparare. Cose nuove, cose, certo. Tipo. Allora, Simone88 ha scritto: bel video, complimenti. Tanto qua escono notifiche. Vabbè, ci stanno le notifiche. E l'ultimo commento è del quaderno delle ricette di Anna. Like per te, di iscritta con piacere. Grazie. Dai, Anna. Grazie. Iscrivetevi, ragazzi, iscrivetevi per non perdervi quello che stiamo creando. Davvero, questa è la seconda. Questo qua è. Un attimo che sta caricando. Perché... Ok. Questa è la seconda parte sempre della chiesa bruciata. Quattro commenti, vai. Un alieno sulla Terra che voglio ringraziare perché ha commentato gli ultimi video anche, quindi grazie mille, che è uno che ci segue tanto. Avanti.
avanti con le indagini. Non ci fermiamo, stiamo lavorando, siamo dei pazzi, ma stiamo lavorando. Greta, un bacino. Bella indagine. Andrea Capagna, ma alla fine non si sa come ha preso fuoco questa schiesa. Dovete tornare. Nel terzo episodio scopriamo tante cose che vi ricordo e vi metterà il link di questa cosa perché è veramente figa. Sì, vi lascio il link di tutte e tre le indagini, esatto, che abbiamo fatto, esatto, cioè di tutta l'indagine. Esatto. Tornare, sì, volendo, ci si può tornare. Sì, si può anche tornare, se... si può tornare, ma voglia. Che poi potrebbe essere molto easy. Per... Vabbè, Ivana, sì. Ruggero ha scritto ciao. Ciao. Va bene anche ciao, ragazzi, va benissimo. Ma nei commenti potete sbizzarrirvi, cioè potete commentare il video, dire ciao, dire... A volte, scusa se ti interrompo, a volte anche un commento negativo, grazie a Dio non abbiamo mai trovati e vi ringraziamo. A volte un commento negativo serve. Per esempio, questo serve. Video, cioè la terza parte della chiesa bruciata, c'è solo un commento, quindi ragazzi vi lascio qua sotto, se volete passare a dare un commentino lì sotto a questo video, noi ci farebbe piacere perché così aumenta un po' di visual e anche un po' di mi piace, esatto. E aiuta sempre l'algoritmo sempre di YouTube che ci porta un pochino avanti. Voglio ringraziare l'unico commento di questo, chi è? X Pro Black Teo 93, scusa se l'ho pronunciato malissimo. Vabbè. E ha scritto interessante, cioè basta anche una sola parola. Raga, fatelo però. Veramente, i commenti servono. Le visual e i commenti, raga. Vi preghiamo di farlo quando vedete i nostri video. O comunque se possono essere brutti, non vi possono piacere, mettete anche un pollice in giù, non c'è problema. L'importante è che sappiamo che l'avete visto. Anche un commento negativo è sempre utile. Utile, raga. Sì, cioè, se ci volete fare domande. Non è che vi sto di scriveteci il negativo perché. Però possono essere sempre utili. Però se avete domande, curiosità, scrivete tutto quello che vi passa nella mente sotto i video. Esatto. E poi tanto noi quando faremo i senza tagli, bene o male, i video li riprendiamo sempre in mano. Quindi ci sarà modo che vi rispondiamo. Esatto. E vi ricordiamo. A meno che adesso... non vi rispondiamo direttamente. Esatto. O io e lui, comunque sul canale c'è. Lui commenta con il suo profilo di YouTube. Esatto. Mentre io poi risponderò proprio con Nene. Quindi esatto. Fatelo. Scrivetevi, sbizzarritevi. Qualsiasi cosa voi vogliate scrivere, va bene così. Non vi preoccupate. Verrete letti, commentati grazie. E salutati, ringraziati. Esatto. E anche perché vi diciamo che adesso i senza tagli, fino a che non finiremo questo mega progetto, ce ne saranno tanti. Sì, usciranno anche video brevi di indagine, però... Quelli sì, se ci riusciamo sì, perché mischiare... quello che dobbiamo fare con il video indagine qualcosa deve uscire. Lo so. L'ultimo l'ultimo video dove voglio, vabbè, a questo punto ve la leggo pure le indagini notturna, la prima notturna che abbiamo fatto. Bellissima, ragazzi. Al casale delle streghe. Cosa che sì, ragazzi, stanno guardando i video, non ci siamo dimenticati di voi. No. È che stiamo organizzando un attimo questo progetto e poi torneremo al casale delle streghe. Esatto, quindi tenetevi pronti. Che vi contatterò su Instagram io, personalmente. Sì, per forza. Quanti commenti? Quattro commenti. E... eh? No, sono tre. No, sono due. Ah. Da 5 a 4 a 3 a 2, perfetto. Eh sì, perché non ti li fa vedere gli altri. Io ce l'ho sul mio. È strano, però. Non lo so. Boh, vabbè, ok. Vedi, non so perché a me non. Vabbè. Dai. Comunque, due commenti di un'unica persona che l'ha scritto in due volte. Quindi va benissimo. Che è un alieno sulla Terra, cosa che dicevo che era uno che ci seguiva. E qui la domanda sorge spontanea, ecco perché abbiamo risposto prima, e chi scrive: non pensate sia ora di cambiare il nome e la descrizione del canale? Vedo che vi state concentrando più su questo tipo di esperienze paranormali. Esatto. E l'altro commento che aveva fatto era proprio sul video: queste indagini sono comunque belle esperienze, con il pollice in su. Sì, il nome del canale, penso che dovremmo trovare un nome adeguato che unisca fino a due secondi fa ho detto non volevo non ho detto che io non sono, cioè
spieghiamo, io non sono del non cambiare, io sono di trovare un nome che possa unire sia il mio mondo, che è un po' come è nato il canale, sia il mondo che abbiamo fatto in comune. Non è facile. Non è facile, però Cioè, ci lavoriamo. trovare un nome che accomuna i Ghost Finders e il Che make so, guarda la... up, cioè, Scusate, partito il non zombie. è facile. Cioè, che cosa. A meno Allora fate una che... cosa, suggerite con un commento qua sotto, così vediamo anche se avete visto questo video, un nome che può Unire le due unire, cose. ecco, brava, unire il Perché mondo la dei parte beauty non Ghostfinders la e il voglio mondo lasciare. del make-up. Noi leggeremo i vostri commenti e Anche perché vi la parte... preghiamo di iscrivervi sempre al canale, attivare la campanella e di commentare qua Sì. Per sotto con la vostra scelta del nome. Bene, accumula a. Niente, non riesco a dire. rimanere Per distinti. unire i Ghostfinders al make-up. Comunque, vi dirò anche che i video che usciranno di make-up o comunque di beauty in generale, quindi i miei prodotti finiti con cui mi sto trovando bene, o i video unboxing delle cose che compro, quindi haul e magari se ci sono qualche collaborazione, usciranno con un montaggio più easy, dove? Magari con l'iMovie, Ah, come vuoi, ok. no? Come vuoi. Ok. Oppure come proprio senza tagli, quindi proprio che io ci trucchiamo insieme. Ve subirete 20 minuti, 30 minuti de me che sclero. Oh mamma. Quindi saranno anche divertenti, ma non voglio pesare su di lui che ha materiale da montare in una maniera incredibile. Non Sì. monto con il mio PC e non monto con il mio programma che ho sul PC, semplicemente perché il mio PC non ha l'audio. Quindi monterò tutto tramite telefono e se c'è qualche errore, raga, abbiate pietà per me, che Sì. non voglio ricadere su di lui. Però usciranno in questo periodo anche quei prodotti lì e li girerò forse di domenica, quindi Ah, usciranno o la bello, domenica o comunque durante la settimana se ho più tempo per bello. montare, Certo, magari certo, mentre faccio il giro. certo. Ok, che stai leggendo? Leggo l'ultimo commento della notturna, che sono Ok. 10 commenti. Io ho 9 Ottimo. commenti, comunque ora leggo un attimino Vediamo, bene. certo. X Pro Black Teo 93, Che pure rosa scusami. segue. Sì, anche altre persone. Interessante. Molto molto interessante, mi piacciono queste tematiche, in genere le seguo. Continueranno, Voglia. ve lo giuro, Se ti brando. ripeto, questo progetto che stiamo facendo, ragazzi, è veramente grosso, grosso e ci porta via veramente tanto, ma tanto Sì, essendo poi lavoro, tanto amatoriali non abbiamo proprio strumenti proprio, quindi ci tanto. Quindi, mettiamo il ragazzi, doppio. per quello che ci abbiamo, sta venendo fuori qualcosa di molto figo. Andrea Capagna, che saluto e ringrazio perché è veramente frequente che commenta. Veramente coraggiosi, bravi. E questo vi fa Sì. I vedere che chi attiva la campanella gli arrivano video. i video Le e notifiche quindi che arrivano, poi certo. avete più tempo di non andare a cercare sul Ah, canale, ma basta certo. cliccare sulle notifiche di YouTube. Un Esatto. alieno sulla Terra ha scritto complimenti, grazie. E l'ultimo commento, perché attenti, fa vedere l'arte, non si sa capito perché. Non lo so. Emanuele Nori. Grande frate! Ora che se dobbiamo fare spoiler, ciao Emanuele. Cosa sono gli orbs? E Ere, ovviamente spiega cosa sono gli vado a orbs. leggere la mia risposta. Vai, leggi la tua risposta. Perché così? No, oddio. Che hai Perché fatto? non... Come è andato quella freccia? Ma Ecco. non ti... Ah, ok, qua. Infatti, vedi. Ok. Allora, mi Questi sono gli orbs. sa che... No, so io un ops perché non riesco a cliccare. Allora, gli orbs sono delle piccole particelle che non sono né di luce e né di polvere Esatto. e che noi Leggi come c'è scritto.
scriviamo, vabbè, non so cosa ho scritto, stavo in palestra quando l'ho scritto, I'm so sorry, e che noi archiviamo a nome di entità, Esatto. ma non c'è un nome specifico per queste particelle che si muovono Esatto. davanti alla telecamera, mo si mostrano con palline che girano senza un preciso Senso. senso, Cioè, vanno dritti, non vanno... vanno. Perché la Sto... Cioè... polvere, bene o male, questo ve lo spiego qui, la polvere quando è ripresa è standard, Sì, cioè ha questo coso qui, questo movimento. esatto. O così, ma non è mai È così. vero, è vero, è vero, è vero, non l'ha detto Quindi male, è quando vero. vedete cose che volano in mezzo, se noi non ce ne accorgiamo, Scriveteloci nei scrivetelo nei commenti. commenti, sto senza iaia, iscrivetevi e scrivete. Beh, va Spiegazioni benissimo, e esatto. scrivetemi nei Va commenti. benissimo. E quindi Questi sono a già... noi ci fate piacere, cioè a noi ci fa piacere leggere i vostri commenti, le vostre segnalazioni, che noi non ci accorgiamo Esatto, del esatto, esatto. montaggio. Quindi continua con gli orbs. Hai E basta, sono finiti questi. Questo spiegato era, qualcosa dell'orbs? sì, questo era più o Vabbè. meno l'orbs. Io spero che sia stato chiaro. Io perdono, mi perdono. Sì, mi perdono. E Perdonatemi. perdonatemi, certo. Perché ero in palestra e Si quando sono in aspettava palestra. i cani. Sì, perché avevo detto a Dave, rispondi, ma questo ha detto. Proprio Non questo. proprio così, però Sì, ha vabbè, proprio va detto così. bene, E io stavo a alzare i pesi e intanto scrivevo con una mano, quindi. ok. I'm so Comunque, sorry. allora, Detto ciò, le ultime cose, io ricapitolando. vi ricordo, iscrivetevi al canale di Instagram Ghostfinders trattino bassimo trattino basso YT. Troverete il logo dei Ghostfinders. Per non perdervi nessuna anticipazione, nessuno spoiler di quello che facciamo. Ci sarà anche una diretta sempre sul canale Ghostfinders, credo che si può No, fare. la diretta è sul canale di Nene. No, sul canale di Nene, sempre su Instagram, Sì. però. Ok. Per non perdervi la diretta, poi vi scriveremo in un post sulla community del canale YouTube quando ci sarà questa diretta E o su... troverete su Instagram dei Ghostfinders e il mio personale il giorno e l'ora della diretta. Esatto. I video Iscrivetevi del. al canale YouTube, attivate la campanella e scrivete qualsiasi cosa. Beh, fatti in mente. Terza cosa, video dei Ghostfinders momentaneamente in pausa, ma poi Esatto. ci saranno altre mini indagini. Esatto. Torneranno i senza tagli, torneranno le cose beauty perché ho una montagna di cose da dirvi, ragazzuole, soprattutto la parte un po' più delle E ragazzuole. certo, e ci mancherebbe. E oltre alla diretta che abbiamo già detto, torneranno le challenge come senza tagli, quindi Esatto, vedremo quello stiamo che succederà. organizzando Deve per. uscire anche un video che sta in elaborazione, molto Che è divertente. molto divertente, quindi per ora questo. Io direi che mezz'ora Va di benissimo così, parlantine. va benissimo così. I'm Noi, so sorry. come sempre, vi ringraziamo tanto per seguirci, per metterci sempre un like alla pagina di YouTube. I commenti sono sempre ben accetti, anche quelli negativi. Detto questo, cara Ele, un saluto da E Ele da Dave. e ci vediamo al prossimo Video! video. Ciao ragazzuoli. Dai.